Ciao, sono Matteo e con Walter siamo appena arrivati qui in costiera amalfitana da Roma a bordo della nostra Mini. La nostra missione inizia oggi e tra oggi e domani andremo a visitare il cantiere del nuovo auditorium a Ravello e successivamente la fabbrica di ceramiche a Vietri sul Mare. Vedremo come queste nuove costruzioni riusciranno a conciliarsi con le bellezze naturali di questi posti. Siamo qui proprio di fronte al cantiere e abbiamo incontrato per caso proprio il capocantiere, colui insomma che coordina qui i lavori. Ci illustrerà brevemente come verrà completato. Questo qua è la parte dell'auditorium, diciamo, di per sé. Poi c'è un corpo aggiunto che è un'area di parcheggio e una piazza, verrà una piazza sopra dove sono gli escavatori, là stiamo ancora scavando, di bella vista, ed è una passeggiata con verde. Quello è un corpo d'appoggio, che ci sarà il bar e parcheggio. E tutto arriverà qua. L'ingresso dell'auditorium verrà dalla parte alta di sopra. Qua verrà, in questa zona qua, verrà una scala di sicurezza di emergenza. Comunque, di tutta questa struttura che adesso si vede, diciamo, di partenza il calcestruzzo, a vista resterà solo la cupola e delle grosse vetrate che faranno di bella vista al paesaggio, il resto resterà tutto verde. Questa fabbrica è stata progettata negli anni 50 e finita di costruire dal famoso architetto Paolo Soleri. Insieme a mio padre si sono incontrati negli anni 50 e quindi poi nel 53 hanno finito questo progetto, questa costruzione che poi è diventata famosa in tutto il mondo, perché Paolo Soleri poi se n'è andato, dopo questa è l'unica opera che ha fatto Paolo Soleri in Italia, poi se n'è andata ad Arcosanti, in Arizona ha costruito la città laboratorio di Arcosanti e quindi è l'unico committente è stato mio padre, l'unica opera esistente poi di Paolo Soleri. Gli anni 50 non era un progetto molto avveniristico ed era, diciamo, contrastato, è stato contrastato, però mio padre l'ha voluto e insieme a Paolo Soleri sono riusciti poi a farlo. Adesso è pubblicato in tutti i libri di architettura e soprattutto anche grazie al fatto che questo architetto Paolo Soleri è diventato famoso in tutto il mondo.